e di buono prendiamo i 3 punti. Brutta prestazione della squadra. Mi dicevi forse un secondo tempo migliore, io non ho visto un secondo tempo buono da parte della squadra. Ho visto un primo tempo veramente, veramente brutto, forse tra i peggiori della stagione, dove ci trovavamo poi immeritatamente in vantaggio. Abbiamo raccontato una squadra che non regala nulla, una squadra tra le più organizzate per movimenti, per compattezza, si muovono, erano armonici, sono una squadra e ci hanno creato delle difficoltà, specie a noi questa sera che siamo andati molto al di sotto di quelle che erano le aspettative e di quelle che sono le nostre possibilità. Un passo indietro rispetto all'ultima partita di campionato. Vogliamo lottare per le prime posizioni. Ci sono, insomma, gli avversari devono giocare, chi ci sta davanti, chi sta sotto di noi al momento anche deve giocare. Questo è un campionato che riserva sorprese, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Andiamo in vacanza consapevoli del fatto che prestazioni come quella di stasera non ci porteranno molto lontano. Dobbiamo riflettere su questo. Servirà un po' di riposo, sicuramente trascorreremo le feste in serenità. Questo sicuramente la classifica è buona, molto buona per quanto fatto. Facciamo, come dicevo, un passo indietro rispetto alla settimana scorsa, e questo mi fa vedere il bicchiere mezzo vuoto. Mi aspettavo una conferma di quanto avevamo visto nelle ultime settimane dalla squadra e non c'è stata. Lavoriamo, intanto ci godiamo, guarda, tra tutte le cose negative ci godiamo il ritorno al gol di Alessandro Di Nardi. Questa partita, seppur giocata male, vogliamo dedicarla a Valerio Mastrelli, un nostro calciatore che ha avuto un incidente con la moto e sarà lontano dai campi per purtroppo credo per molto tempo. Gli siamo vicini, gli mandiamo un in bocca al lupo e lo aspettiamo qui. Ci uniamo anche noi naturalmente all'in bocca al lupo per Mastrelli. Grazie mille, tanti auguri e in bocca al lupo. Grazie a voi.